A Corfù, durante le battaglie per l'attribuzione del premio degli editori, abbiamo intervistato alcuni tra i maggiori narratori italiani su Gadda. Una prima considerazione davvero consolante. La franca ammirazione, la simpatia e l'impegno di scrittori importanti su un loro collega senza alcuna limitazione per rivalità o gelosia di mestiere. Ascolterete che cosa pensano dell'opera di Gadda Guido Piovene, Elio Vittorini e Alberto Moravia. Due domande a Guido Piovene. Come si spiega che Gadda sia pervenuto al successo presso il pubblico e gli editori dopo 30 anni di importante attività letteraria? Io credo che questo sia un decorso abbastanza normale. Prima di tutto, non è mai avvenuto che un'opera di Gadda uscisse e cadesse nel silenzio, perché anche quando scriveva le sue prime opere c'era una cerchia di persone che le tenevano in grande considerazione. Soltanto direi si era un po' formata l'idea allora che Gadda fosse uno scrittore eccellente, anzi uno dei nostri migliori scrittori, ma di una qualità un po' bizzarra, un po' eccentrica, fosse una specie di grosso outsider della letteratura italiana. Oggi è successo, direi, un fenomeno che del resto non è nuovo nemmeno nella letteratura italiana recente. Abbiamo visto due grandi scrittori come Svevo, romanziere, e come Saba, poeta, che in un primo tempo sembravano periferici, sembravano appunto dei grandi outsider e che improvvisamente sono diventati veramente gli scrittori centrali del loro momento. Così io credo stia succedendo per Gadda, perché è questo un momento di profonde revisioni, un momento in cui una letteratura troppo esteriore non gioca più, è un momento in cui, a mio parere, questo è un parere molto personale, ciò che veniva chiamato genericamente realismo è in piena crisi, in cui veramente si torna a cercare dei valori profondi e dei valori che non sono soltanto italiani ma che sono europei e in cui anche quindi lo scacchiere della letteratura, l'essere centrali o l'essere periferici, l'essere sulla via maestra o l'essere outsider viene profondamente modificato in chi tenta di fare la storia letteraria del momento. E perciò io sono convinto che Gadda adesso ci si accorge che è lo scrittore centrale della sua generazione, uno degli scrittori più centrali di oggi, lo scrittore forse per cui passano le vie profonde della nostra letteratura, in cui avvengono gli appuntamenti decisivi che valgono per ciascuno di noi. Un brevissimo parere ora sulla cognizione del dolore. La cognizione del dolore è per me il più bel libro di Gadda, è un grande libro tragico. Il suo tema è questo: quando l'uomo arriva alla conoscenza, questa conoscenza è dolore per se stessa, un dolore da cui non si torna più indietro, perché il conoscere in se stesso è soffrire. Credo che questo libro porti Gadda ad un'altezza, come dicevo, veramente tragica. Il tema in fondo è lo stesso della grande tragedia greca. Credo che con questo libro e del resto con gli altri che si porta dietro, Gadda sia sulla linea, come dicevo, centrale della letteratura europea, non solo, ma credo che Gadda veramente cominci adesso, cominci la sua espansione e che attraverso di lui si dovrà passare per molti e molti anni. A Elio Vittorini chiediamo di riassumere per noi il suo intervento fatto in seno alla giuria del premio a proposito delle famiglie dei narratori e di Gadda. Io ho detto semplicemente questo, che bisogna distinguere i libri, che bisogna sempre ricordarsi che accanto ai libri che si possono considerare come beni di consumo ci sono dei libri che invece bisogna, che hanno l'importanza di essere dei mezzi di produzione.
e che a questi dobbiamo rivolgere la nostra attenzione maggiore, il nostro, perché quelli che ci interessano per la storia della letteratura e per quella della cultura insieme, insomma, perché finiscono per avere significato culturale proprio questi che hanno, diciamo, un valore di mezzo di produzione. Ora, qui sarebbe da spiegare cosa intendo di mezzo di produzione, cosa intendo, ma insomma questo, allora mi spiego meglio con una metafora più diretta che anche quella che ho fatto in questa in questi interventi, cioè ancora un'altra distinzione tra letteratura che ha una funzione venosa, quanto ricordiamo cosa vuol dire il sangue, insomma, delle vene, insomma, che arriva, che riporta il sangue sfruttato, lo riporta verso i polmoni, dove, insomma, è comunque una letteratura priva di ossigeno, una letteratura che usa quello che è stato fatto da altri. E poi distingue invece una letteratura, diciamo, che ha la funzione arteriosa, la funzione, cioè, di portare il sangue ricco a nutrire la vita degli arti. Ora, con questa distinzione, appunto, ho cercato di dimostrare la grande funzione che ha in questo momento Gadda. Beh, e poi allora io ho dimostrato insomma, molto sommariamente, perché Gadda esercita questa funzione arteriosa, ma in un senso non soltanto per l'Italia, ma in un senso internazionale. E questo senza aver voluto offendere nessuno. Io di Gadda potrei dire tante cose, è dal 31, il mio primo articolo su Gadda l'ho scritto nel 1931, ero un ragazzino, Gadda aveva 40 anni allora circa, non so, io ero ragazzino, il primo articolo su Gadda un'altra volta nel 34, sempre l'ho seguito, non è una cosa, un'insistenza, che non significa fedeltà, non è per principio, per fedeltà, no, è un'insistenza perché trovo, allora nessun altro, non c'era, Gadda era ignorato da tutti, ma insomma, mi sembra che ora sia venuto il momento giusto in cui lui può avere il suo valore, può trovarlo nella cultura italiana, può trovare tutto il suo valore, tutta la sua importanza. Ad Alberto Moravia, come inquadra nell'ambito della narrativa contemporanea l'opera di Gadda? Gadda è uno scrittore, un artista che ha precorso i tempi ed è per questo che i suoi anni, anzi, sono quelli di oggi e non quelli nei quali egli cominciò a scrivere. La figura di Gadda è molto importante sia in Europa che in Italia. Egli sta a significare la crisi del realismo, diciamo così, oggettivo nel romanzo. Mentre molti scrittori credono ancora in una realtà oggettiva, altri cercano di afferrare la realtà attraverso la modificazione del mezzo espressivo. Gadda è appunto uno di questi scrittori di questa seconda categoria. Egli cerca di ricostruire, di ricreare la realtà non già attraverso un realismo, diciamo così, di stampo ottocentesco o anche più tardi, ma attraverso la modificazione del linguaggio, attraverso una ricerca, diciamo così, materista, proprio di rifare col linguaggio la materia degli oggetti di cui parla. Gadda è un umorista, è un uomo che ha il senso del comico e gli umoristi autentici sono rarissimi. La gente che vede la vita tragicamente è piuttosto frequente, anche tra gli scrittori, ma i veri umoristi sono rari. Gadda è ancora una cosa più rara. Io direi che gli scrittori si dividono in due categorie, coloro per i quali un generale è un uomo, prima di tutto, e poi un generale, e coloro per i quali un generale è un generale. Ora, Gadda è uno di quei rari scrittori per cui un generale è un generale, cioè la cui umanità è completamente esaurita nella sua funzione, diciamo così, nella sua materia esterna, nella sua apparizione nel mondo. Ecco. E questo è un fatto piuttosto raro, come ho detto, ce l'ha in comune con pochi altri umoristi, per esempio con Gogol. Come si pone nell'opera di Gadda la cognizione del dolore? La cognizione del dolore è prima di tutto un libro molto bello, uno dei più belli di Gadda. È senza dubbio il libro più importante, soprattutto per i critici. Nella cognizione del dolore, Gadda ci dà la chiave di tutti gli altri libri. La cognizione del dolore è una specie di enorme frammento, di quadro di rapporti tra un figlio e una madre. Ora, non è un mistero che Gadda ha ritratto se stesso in questo figlio. E la cognizione del dolore è la descrizione molto esatta di una nevrosi, da complesso di Edipo, direi. Ora, perché dico che la cognizione del dolore è la chiave degli altri libri di Gadda? Perché la nevrosi agisce in questo modo, cioè censura
produce una specie di censura sui fatti e scarica la nevrosi sopra il linguaggio. In altri termini, con la condizione del dolore si capisce perché Gadda lavori tanto sul linguaggio, proprio in un senso, diciamo così, diciamo di alta nevrosi, di nevrosi che produce poesia, dico, non è una nevrosi comune. È quello che è il nodo, è la chiave della letteratura di Gadda. Pascal, c'è una frase abbastanza interessante che dice, disordre de bon mot, mauvais caractère, cioè persone spiritose, cattivi caratteri. Ora, il cattivo carattere, che è proprio al personaggio di Gonzalo, il figlio della condizione del dolore, e che è proprio in fondo anche a Gadda, cattivo carattere, per modo di dire, un carattere sofferente, un carattere violento, un carattere impetuoso, un carattere nevrotico, spiega la scarico, la fuga, l'evasione nel linguaggio, nell'umorismo, nel tatuaggio del linguaggio in senso umoristico.